Nel contesto economico attuale, l'obiettivo di tutti è abbattere i costi. Sviluppare un carrello elevatore che permetta di raggiungere questo obiettivo è una sfida molto importante. Toyota ha fatto sua questa sfida grazie ad un eccezionale sistema che offre significative riduzioni di costi in due aree chiave. Costi per l'operatore e costi per danni. Insieme queste aree comportano più del 70% dei costi operativi totali di un carrello elevatore. Questo sistema si chiama Sistema di Stabilità Attiva Toyota, SAS. Con questo sistema potrete iniziare a risparmiare denaro fin dal primo giorno. Ecco perché i carrelli Toyota con sistema SAS sanno come abbattere i costi. Il sistema SAS è un dispositivo dinamico e brevettato ed è un'esclusiva dei carrelli Toyota. Esso comprende 10 sensori, 3 attuatori e una scheda elettronica SAS di controllo. Il sistema SAS ha 6 funzioni innovative: riduzione di velocità in curva, cilindro di blocco della sale posteriore, controllo dell'angolo di brandeggio in avanti, controllo della velocità di brandeggio all'indietro, autolivellamento automatico delle forche e la sincronizzazione attiva dello sterzo. E insieme tutte queste funzioni vi aiuteranno ad abbattere i costi all'interno dei vostri ambienti di lavoro. In fase operativa i carrelli elevatori possono facilmente diventare instabili, con rischi di gravi incidenti e danni ai carrelli stessi. Le conseguenze per il vostro business potrebbero causare notevoli costi. Senza il sistema SAS, il mantenimento della stabilità laterale quando si affrontano curve in velocità potrebbe essere una vera sfida sia per i carrelli a 3 ruote che per quelli a 4 ruote. Sui carrelli Toyota a 3 ruote, il sistema SAS mantiene la stabilità con la funzione di riduzione automatica della velocità in curva. Se viene valutato che la velocità in curva è pericolosamente elevata, il sistema adeguerà automaticamente la velocità del carrello. Sui carrelli Toyota a 4 ruote, il sistema SAS risponde alla necessità di stabilità laterale con il cilindro di blocco della sale. Se il carrello diventa instabile durante una curva, la sale posteriore verrà automaticamente bloccato. Questo aiuterà a prevenire i rovesciamenti laterali spostando il centro di gravità del carrello in un'area di stabilità. Ecco perché i carrelli Toyota con sistema SAS sanno come evitare danni inutili ai carrelli. Anche i danni alle merci possono diventare un fattore di costo importante e possono avere gravi conseguenze per le vostre attività economiche. Senza sistema SAS, un movimento di brandeggio all'indietro senza controllo potrebbe tradursi in perdita del carico. Un movimento di brandeggio in avanti senza controllo potrebbe tradursi in caduta dei merci e ribaltamento in avanti. Mentre errori di posizione orizzontale delle forche possono portare a danneggiamenti alle merci e rallentamento della produttività. Il sistema SAS supporta le operazioni di brandeggio all'indietro con il controllo della velocità di brandeggio all'indietro. Quando si brandeggia all'indietro un carico oltre una certa altezza, il sistema lo rileva e ne riduce automaticamente la velocità. Di conseguenza il carico si muove in maniera sicura e stabile fino alla posizione corretta. Il sistema SAS supporta le operazioni di brandeggio in avanti con il controllo dell'angolo di brandeggio in avanti. Il sistema costantemente rileva peso e altezza del carico e la posizione del montante e, quando necessario, automaticamente limita l'angolo di brandeggio per proteggere l'operatore del carico. SAS posiziona le forche con autolivellamento delle forche. Posizionare le forche in orizzontale manualmente richiede tutte le volte un po' di tempo in più. Ma adesso, con il sistema di autolivellamento delle forche, basterà premere un pulsante per portare le forche in perfetta posizione orizzontale. Questo renderà più facile la movimentazione ed il posizionamento dei carichi. Ecco perché i carrelli Toyota con sistema SAS sanno come abbattere i costi per danni alle merci. Tutte le 6 funzioni del sistema SAS lavorano insieme per abbattere i costi per l'operatore, da sola la voce più pesante dei costi di gestione dei carrelli elevatori. Il sistema SAS fa sentire più comodi, più esperti e di conseguenza più produttivi tutti gli operatori, qualsiasi sia il loro livello di esperienza. Esso aiuta anche a prevenire gli incidenti derivanti da mancanza di stabilità del carrello o caduta dei carichi, incidenti che possono incidere in maniera enorme sui vostri costi operativi totali. Un problema particolare che gli operatori in assenza del sistema SAS incontrano è che non sono mai sicuri che il pomello dello sterzo e le ruote del carrello siano correttamente allineati. La 6ª funzione del sistema SAS, la sincronizzazione attiva dello sterzo, assicura che lo siano sempre. Anche questo contribuisce a dare una posizione di guida più comoda possibile e di conseguenza i vostri operatori possono lavorare con più ergonomia ed efficienza. Essi sanno in ogni momento che direzione prenderà il carrello e ciò supporterà operazioni più sicure e più produttive. Ecco perché i carrelli Toyota con sistema SAS sanno come abbattere i costi dell'operatore. Ognuna delle 6 funzioni sviluppate nel sistema SAS aiuta ad avere una sicurezza eccellente, miglioramenti nel comfort e una maggiore produttività. Esse lavorano tutte insieme per ridurre i costi dell'operatore di costi per danni, favorendo risparmi che potrete vedere immediatamente. Ecco perché potrete essere certi che i carrelli Toyota con SAS sanno come abbattere i vostri costi.